Benvenuti nel secondo episodio dei Borghi più belli d'Italia. In questa emozionante avventura andremo alla scoperta di 50 borghi meno conosciuti del nostro amato paese, insieme a qualche perla più popolare, che rendono l'Italia unica al mondo. Vi ricordiamo, per chi si fosse perso il primo episodio, che lo trovate in descrizione o nel link che appare ora in alto a destra. Ma ora partiamo. 50 dei borghi più belli d'Italia ci aspettano, pronti a svelarci i loro segreti e a catturare il nostro cuore. Cominciamo, dunque, con tutti i borghi che abbiamo selezionato per voi, divisi per regioni. Scriveteci nei commenti quale borgo vi piace di più e quali di questi avete già visitato. Inoltre, se il video dovesse piacervi, lasciate anche un like ed iscrivetevi al canale. Scanno. Abruzzo. Incastonato tra montagne maestose e boschi rigogliosi, vanta un centro storico medievale con stradine, case in pietra e piazze tipiche. Il lago di Scanno, circondato da una scenografia mozzafiato, offre la possibilità di rilassarsi e immergersi nella bellezza naturale. Durante tutto l'anno, il comune ospita eventi culturali che permettono ai visitatori di scoprire la ricchezza della cultura locale e di gustare la deliziosa cucina abruzzese. Scanno è il luogo ideale per vivere un'esperienza autentica e affascinante nel cuore dell'Italia. Santo Stefano di Sessanio. Situato nel cuore dell'Abruzzo, con le sue case di pietra perfettamente conservate e le stradine acciottolate, il borgo offre un'atmosfera incantevole che sembra sospesa nel tempo. Santo Stefano di Sessanio è un borgo piccolo e pittoresco, ideale per immergersi nella tranquillità e nell'architettura storica dell'Abruzzo. Rocca Scalegna. Abruzzo. La sua caratteristica principale è il castello medievale che si erge su uno sperone di roccia, dominando il paesaggio circostante. Rocca Scalegna offre un'atmosfera autentica e suggestiva. I visitatori possono esplorare le strette stradine del borgo, ammirare la maestosità del castello e godere di viste panoramiche della valle sottostante. Castelmezzano. Basilicata. Incastonato tra le maestose Dolomiti lucane, con le sue stradine e le case di pietra che si arrampicano sulla montagna, Castelmezzano offre una vista panoramica davvero entusiasmante. Il borgo è famoso anche per la sua adrenalina. Qui è possibile provare il volo dell'angelo, un'esperienza unica che consente di volare tra le montagne tramite un sistema di cavi sospesi. I suoi punti forti, comunque, sono il suo fascino rustico e la sua bellezza naturale. Pietra Pertosa Basilicata. Non lontano da Castelmezzano, anche questo borgo è situato tra le montagne e offre spettacolari panorami. Anche qui, l'attrazione principale è il volo dell'angelo, simile a quello di Castelmezzano, che permette ai visitatori di volare attraverso le valli e le gole circostanti. Pietra Pertosa accoglie i visitatori con la sua atmosfera tranquilla e il suo fascino medievale. Le sue stradine tortuose, le case di pietra e la magnifica posizione lo rendono un luogo unico e affascinante da visitare. Gerace. Calabria. Situato in provincia di Reggio Calabria, con i suoi vicoli, antiche chiese e una maestosa cattedrale normanna, il borgo trasuda un'atmosfera di antica grandezza. Le strette vie conducono a bellissime piazze, dove è possibile ammirare l'architettura storica e godere di panorami notevoli sulla campagna circostante e sul Mar Ionio. Gerace conserva intatto il suo fascino medievale, invitando i visitatori a fare un salto nel passato. Scilla. Calabria. Situato sulla costa tirrenica della Calabria, Scilla è un incantevole borgo marittimo che affascina i visitatori con il suo porto e le spiagge sabbiose. Avvolto da una leggendaria storia della mitologia greca, dove Scilla e Cariddi furono protagonisti di un amore tormentato, il borgo conserva un'atmosfera magica e un'autenticità che rapisce chiunque lo visiti. Con una varietà di ristoranti di pesce,
stradine e colorati edifici di pescatori, Scilla stupisce con la sua bellezza naturale e il suo fascino mediterraneo. Tropea, Calabria. Il borgo è situato sulla costa tirrenica calabrese. Conosciuto per le sue spettacolari spiagge e le falesie bianche che si affacciano sul mare, Tropea è un vero gioiello. Il suo centro storico, con vie lastricate e un'atmosfera vibrante, accoglie i visitatori con la sua cattedrale normanna e una varietà di negozi, caffè e ristoranti. Da Tropea è possibile ammirare magnifici tramonti sul mare e godere di una vista panoramica che lascia senza fiato. Procida, Campania. È un'isola situata nel Golfo di Napoli. Con le sue case colorate, i porticcioli e le spiagge incantevoli, Procida è una gemma nascosta che affascina i turisti con il suo autentico carattere mediterraneo. Il borgo è caratterizzato da vicoli tortuosi e da un'atmosfera tranquilla, lontana dal trambusto della città. Offre senza dubbio un'esperienza autentica e un'opportunità per godersi il mare e il fascino di un tipico borgo marinaro. Sorrento, Campania. È uno dei più rinomati borghi in Italia, situato sulla costa sorrentina. Incorniciato da un paesaggio spettacolare e con vista sul Golfo di Napoli, Sorrento è celebre per le sue affascinanti strade lastricate, i negozi di artigianato locale e gli agrumeti profumati. Il borgo offre anche bellissimi panorami sul Vesuvio e sull'isola di Capri. È una delle destinazioni turistiche più famose d'Italia. Un luogo incantevole, da cui esplorare la costa amalfitana. Guardia Sanframondi, Campania. Il borgo si distingue per le sue antiche case di pietra, le stradine acciottolate e le suggestive vedute sulla campagna circostante. Guardia Sanframondi è anche famosa per i suoi tradizionali riti religiosi, come la festa dei Serpari, in cui i serpenti vengono portati in processione. Il borgo offre un'atmosfera autentica e un tuffo nel passato, con una ricca storia e un patrimonio culturale da scoprire. Brisighella, Emilia-Romagna. Conosciuto per i suoi caratteristici edifici color pastello e la sua torre medievale, il borgo si estende su una collina e offre una vista panoramica sulla campagna vicina. Brisighella è famosa anche per i suoi tre colli, noti come le tre colonne, che sono diventati un simbolo del borgo. È dunque un luogo da visitare, dove si possono scoprire antiche tradizioni, gustare la cucina locale e ammirare la bellezza dei suoi paesaggi. Brugnello, Emilia-Romagna. È caratterizzato da un'atmosfera tranquilla e un'architettura storica. Il borgo offre un'esperienza autentica lontano dal trambusto delle grandi città. Le case in pietra e le strette viuzze trasmettono un senso di intimità e tradizione. È un luogo ideale per immergersi nella bellezza rurale dell'Emilia-Romagna, godendo di paesaggi sereni e dell'ospitalità dei suoi abitanti. Cividale del Friuli, Friuli Venezia Giulia. Caratterizzato dalla sua posizione sulle rive del fiume Natisone, il borgo ha un'aura medievale con i suoi edifici storici, le stradine a ciottoli e le piazze tipiche. Il centro storico è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua importanza storica e culturale. Cividale del Friuli è un luogo ricco di storia, arte e tradizioni, che offre ai visitatori la possibilità di immergersi nella cultura friulana. Aquileia, Friuli Venezia Giulia. Fondata nel 181 a.C., fu un importante centro politico, economico e religioso dell'Impero Romano. Oggi, Aquileia è un sito archeologico di grande rilevanza, con i suoi resti romani, tra cui un'imponente basilica e un foro romano. Il borgo conserva ancora un'atmosfera antica ed è un luogo che affascina per la sua storia millenaria e la sua ricchezza archeologica. Venzone, Friuli Venezia Giulia. Riconosciuto come il paese più bello d'Italia, offre un'esperienza unica grazie alle sue mura completamente intatte, che circondano l'intero borgo. Esplorando le sue stradine, si possono ammirare gli antichi edifici medievali, tra cui la Cattedrale di Santa Maria Annunciata con i suoi affreschi preziosi.
Inoltre, Venzone è rinomata per la produzione di prosciutto, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaporare questa delizia locale. Con la sua bellezza e la ricchezza storica, Venzone è una tappa imperdibile per gli amanti dell'architettura medievale e della cultura italiana. Calcata, Lazio. È noto per la sua atmosfera bohemian e il suo aspetto pittoresco. Posizionato su una rupe tufacea, il borgo offre un panorama senza eguali sulla valle del fiume Treia. Calcata è famosa anche per le sue abitazioni scavate nella roccia e per la sua vivace scena artistica, con numerose gallerie d'arte e atelier. È un rifugio per gli artisti e una meta ideale per coloro che cercano tranquillità, arte e bellezze naturali. Sperlonga, Lazio. È un borgo marittimo affacciato sul Mar Tirreno. Caratterizzato dalle sue strette vie in pietra, le casette bianche e le belle spiagge, Sperlonga offre un mix perfetto tra storia e mare. Il borgo ospita anche la Grotta di Tiberio, una caverna decorata con affreschi risalenti all'epoca romana. Sperlonga è una meta molto amata dai turisti per la sua bellezza naturale, le sue acque cristalline e la sua atmosfera rilassata. Portofino, Liguria. Conosciuto per il suo porto affascinante, le case pastello e le imbarcazioni di lusso, Portofino è una destinazione di classe ed eleganza. Il borgo offre una splendida vista sul mare e sul promontorio circostante, con sentieri panoramici che conducono a scorci meravigliosi. Portofino attira visitatori da tutto il mondo che desiderano immergersi nel lusso mediterraneo e nella bellezza naturale della Liguria. Camogli, Liguria. Caratterizzato dalle sue case colorate che si affacciano sul mare e dal suo porto tipico, Camogli è un luogo dove il fascino della tradizione marinara si fonde con la bellezza naturale della costa ligure. Il borgo è famoso anche per la sua tradizione di pesca e per la Sagra del Pesce, una festa annuale dedicata al pescato locale. È una meta ideale per coloro che desiderano vivere l'atmosfera autentica di un villaggio di pescatori italiano e godere delle sue spiagge e del suo mare cristallino. Cervo, Liguria. È un borgo affacciato sul Mar Ligure. Con le sue strade in pietra, le case color pastello e una vista esclusiva sul mare, Cervo è una destinazione amata sia dai turisti che dai locali. Il borgo è famoso anche per il suo festival annuale di musica da camera, che richiama artisti di fama internazionale. Cervo offre un'atmosfera rilassante e una vera immersione nella cultura e nella bellezza costiera della Liguria. Varenna, Lombardia. È situato sulla sponda orientale del lago di Como. Conosciuto per la sua atmosfera romantica e le sue belle stradine tipiche, Varenna offre una vista incantevole sul lago e sulle montagne circostanti. Il borgo è caratterizzato da antichi palazzi, chiese storiche e giardini incantevoli, che lo rendono una meta ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale. Varenna regala ai visitatori un'esperienza indiscussa sul lago di Como, con la sua eleganza e il suo fascino senza tempo. Bellagio, Lombardia. È un rinomato borgo situato al centro del lago di Como. Conosciuto come la perla del lago di Como, Bellagio affascina i visitatori con la sua posizione privilegiata, divisa in tre punte che si affacciano sul lago. Il borgo è famoso per le sue sontuose ville, i giardini all'italiana e le stradine piene di negozi e ristoranti. È una meta esclusiva, che offre una combinazione perfetta tra natura, cultura e raffinatezza, attirando visitatori da tutto il mondo. Gradara, Marche. Dominato dal suo imponente castello, Gradara offre una vista panoramica sulla campagna circostante e sul mare Adriatico. Il borgo è rinomato per la sua atmosfera romantica, le sue stradine, i palazzi storici e le mura antiche. Gradara trasmette un senso di storia e tradizione, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nel fascino medievale delle Marche. Urbino, Marche. È un gioiello rinascimentale noto per la sua università storica e il suo patrimonio artistico.
Urbino fu il centro culturale dell'Italia durante il Rinascimento. Il borgo è dominato dal suo Palazzo Ducale, un'opera d'arte architettonica che ospita anche la Galleria Nazionale delle Marche. È un luogo di grande importanza storica e culturale, che offre ai visitatori l'opportunità di ammirare capolavori artistici, passeggiare per le sue stradine medievali e godere di un'atmosfera unica. Sirolo. Marche. È un borgo costiero conosciuto come la perla dell'Adriatico. Offre spiagge incantevoli, acque cristalline e paesaggi affascinanti. Il borgo è caratterizzato da stradine lastricate, piazzette accoglienti e case color pastello. È una meta turistica molto amata, che permette di ammirare il mare Adriatico e di esplorare la bellezza naturale del Parco del Conero. Trivento. Molise. Caratterizzato da un'aria tranquilla e autentica, Trivento è incastonato tra colline verdi e rigogliose. Le strade e i vicoli suggestivi conducono a tipiche piazze, antiche chiese e palazzi storici. Trivento offre un rifugio dalla frenesia della vita moderna, permettendo a chiunque lo visiti di immergersi nella bellezza naturale e nell'atmosfera intima di un borgo tradizionale molisano. Qui potrai ammirare panorami sulla campagna circostante e scoprire la ricca storia e cultura della regione. Pietracupa. Molise. Questo piccolo gioiello, con una popolazione di circa 200 abitanti, offre pace e tranquillità. Le case in pietra e i vicoli caratteristici creano un'esperienza suggestiva che cattura l'immaginazione dei visitatori. Il borgo è circondato da verdi colline e offre panorami sulla campagna molisana. Pietracupa è il luogo ideale per chi desidera fuggire dal caos della vita moderna e riscoprire la bellezza e la semplicità della campagna italiana. Neive. Piemonte. È situato nelle Langhe ed è rinomato per i suoi vini pregiati. Il borgo è circondato da vigne e colline ondulate, è caratterizzato da case in pietra, vicoli stretti e le piazze caratteristiche. Neive è anche famosa per il suo castello medievale, che domina il panorama circostante. È un luogo di grande bellezza paesaggistica e una meta ideale per gli amanti del vino e della tradizione piemontese. Barolo. Piemonte. È un rinomato borgo vitivinicolo. È considerato il cuore della produzione del vino Barolo, uno dei vini italiani più celebrati. Circondato da vigneti e colline, offre un idilliaco panorama sulle Langhe. Il borgo è caratterizzato da case in pietra, castelli storici e cantine vinicole dove è possibile degustare i pregiati vini locali. Barolo è un luogo affascinante, che incanta i turisti con il suo ambiente naturale e la sua tradizione enologica. Locorotondo. Puglia. È situato nella Valle d'Itria ed è famoso per le sue abitazioni circolari, che gli conferiscono un'atmosfera unica. Le case bianche con tetti a punta e le stradine tortuose rendono Locorotondo un luogo curioso da esplorare. Il centro storico è dominato dalla Chiesa Madre, che offre una vista panoramica sulle colline circostanti. In breve, è un luogo affascinante che offre l'opportunità di scoprire la cultura e le tradizioni della Puglia. Otranto. Puglia. Affacciato sulla costa adriatica e conosciuto per la sua storia ricca di influenze culturali, Otranto è una meta turistica molto amata. Il borgo è caratterizzato da un centro storico ben conservato, con le stradine in pietra, il castello aragonese e la cattedrale con i suoi famosi mosaici. Otranto offre anche splendide spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. È un luogo che combina storia, cultura e bellezze naturali. Peschici. Puglia. Un borgo costiero nel promontorio del Gargano. Conosciuto per le sue case bianche che si affacciano sul mare, Peschici offre una vista indimenticabile sulla costa adriatica. Vicoli stretti, piazzette affascinanti e un antico castello dominano la scena. Ci sono inoltre spiagge di sabbia bianca e acque cristalline,
che ne fanno una meta ideale per gli amanti del mare e del relax. È senza dubbio un borgo autentico e con fascino mediterraneo. Alghero, Sardegna. Caratterizzato dalla sua storia catalana, Alghero offre un mix unico di cultura e bellezza naturale. Il borgo è famoso per le sue antiche mura, i vicoli, l'atmosfera vibrante e le sue spiagge sabbiose con acque chiare. Il centro storico ospita la Cattedrale di Santa Maria e diverse chiese medievali, mentre il lungomare dona una vista emozionante sul mare. Alghero è un luogo dove storia, cultura e mare si fondono in un'unica esperienza indimenticabile. Castel Sardo, Sardegna. Dominato dal suo castello medievale, offre una vista panoramica sul mare e sui paesaggi circostanti. Il borgo è ricco di stradine lastricate e case in pietra, le quali donano autenticità e fascino antico. Il centro storico è arricchito da chiese, musei e botteghe artigianali dove è possibile acquistare prodotti locali. Ragusa Ibla, Sicilia. Caratterizzato da un'architettura barocca davvero notevole, il borgo offre un'esperienza unica e suggestiva. Le stradine in pietra, le chiese storiche e i palazzi nobiliari rendono Ragusa Ibla un luogo da scoprire passeggiando. Il centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e offre belle vedute panoramiche. È sicuramente un tesoro di storia e cultura siciliana. Marzamemi, Sicilia. Situato sulla costa sud-orientale della Sicilia e caratterizzato dal suo antico porto, Marzamemi regala un'atmosfera autentica e un fascino rurale. Le case colorate, le barche da pesca e le stradine creano un'atmosfera suggestiva. Il borgo è famoso per il suo tonnara, un'antica struttura utilizzata per la pesca del tonno. Oggi, Marzamemi è un luogo dove è possibile gustare ottimo pesce fresco nei suoi ristoranti e apprezzare la tranquillità del mare e la sua bellezza senza tempo. Savoca, Sicilia. A breve distanza da Taormina, questo borgo è caratterizzato dalla sua posizione panoramica che dona una vista spettacolare sulla valle e sul Mar Ionio. Il borgo è famoso per le sue vie medievali, i palazzi antichi e le chiese storiche. Savoca è stato anche il set di alcune scene del celebre film Il Padrino, aggiungendo un tocco di fama al suo fascino. È senza dubbio un luogo che cattura l'immaginazione, con la sua storia affascinante e il suo ambiente pittoresco. Pienza, Toscana. Ubicato nel cuore della Val d'Orcia, è conosciuto come la città ideale. Pienza è famosa per la sua architettura rinascimentale e il suo splendido paesaggio circostante. Il borgo è caratterizzato dalla sua piazza centrale, Piazza Pio II, circondata da palazzi storici, la cattedrale e il Palazzo Piccolomini. È anche rinomata per il suo delizioso formaggio pecorino, che può essere assaggiato nelle sue botteghe. Montalcino, Toscana. Famoso per il suo vino Brunello di Montalcino e posizionato su una collina panoramica, il borgo offre viste inaspettate sulle vigne circostanti e sui paesaggi toscani. Montalcino è ricco di stradine tortuose, palazzi storici e una fortezza medievale che domina il borgo. Il centro storico è arricchito da cantine vinicole dove è possibile degustare il celebre Brunello di Montalcino. Tutto ciò lo rende un luogo di grande fascino enogastronomico e naturale. Riva del Garda, Trentino Alto Adige. È posizionato sulla sponda settentrionale del lago di Garda. Con la sua posizione caratteristica tra le montagne e il lago, Riva del Garda è una meta turistica molto popolare. Infatti, è famoso per le sue spiagge, le acque cristalline e le attività all'aria aperta, come il windsurf e la vela. Il centro storico è caratterizzato da stradine tipiche, piazze animate, caffè e ristoranti. Riva del Garda offre sicuramente una combinazione unica di bellezze naturali, cultura e sport. Vigo di Fassa, Trentino Alto Adige.
È un incantevole borgo di montagna nella Valle di Fassa. Circondato da maestose cime dolomitiche, è una meta ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. Il borgo è famoso per il suo carattere tradizionale, con le sue case in legno e i tetti di pietra. Durante l'inverno, Vigo di Fassa diventa una destinazione sciistica rinomata, con piste da sci e impianti moderni. Durante l'estate, invece, offre numerosi sentieri escursionistici e percorsi ciclabili. Questo borgo è un'oasi di tranquillità immersa nelle Dolomiti. Castel Rotto, Trentino Alto Adige. Conosciuto anche come Kastelrut, in tedesco, è un borgo di montagna situato ai piedi delle Alpi. Si distingue per la sua atmosfera autentica e per la splendida vista sulle Dolomiti. Le case colorate, le stradine lastricate e la chiesa parrocchiale di San Michele lo rendono un luogo affascinante da esplorare. Il borgo è anche punto di partenza per escursioni e attività all'aperto nella regione, garantendo una totale immersione nella natura e cultura alpina. Spello, Umbria. Conosciuto come la città degli infiorati, Spello è famoso per i suoi colorati tappeti di fiori che adornano le strade durante la celebrazione dell'infiorata. Il borgo è caratterizzato da vicoli caratteristici, mura antiche e chiese storiche. Passeggiando per le sue stradine, è possibile ammirare i palazzi medievali, i graziosi angoli nascosti e le vedute panoramiche sulla campagna circostante. Spello è senza dubbio un luogo di grande bellezza e tradizione. Assisi, Umbria. È un'importante città storica, famosa per essere il luogo di nascita di San Francesco. Il borgo è dominato dalla maestosa Basilica di San Francesco, un importante luogo di pellegrinaggio e uno dei principali siti religiosi del mondo. Stradine medievali, palazzi storici e chiese antiche dominano Assisi e creano un'atmosfera suggestiva e spirituale. Inoltre, il centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Spoleto, Umbria. Circondato da colline e dominato dalla maestosa Rocca Albornoziana, il borgo è noto per il suo ricco patrimonio storico e culturale. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Ponte delle Torri e il Teatro Romano sono solo alcune delle attrazioni che Spoleto ha da offrire. Ogni anno, la città ospita il famoso Festival dei Due Mondi, un evento internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Anche per questo, Spoleto è sicuramente un luogo che unisce storia, arte e una vibrante atmosfera culturale. Montagnana, Veneto. Conosciuta come la città murata, Montagnana è famosa per le sue imponenti mura medievali ben conservate, che circondano il centro storico. Queste maestose mura testimoniano la storia e l'importanza strategica del borgo durante il periodo medievale. Le stradine del centro ospitano edifici storici, piazze e una delle torri più alte d'Italia, la Torre Civica. Montagnana garantisce un'immersione nel passato e un'architettura medievale non indifferente. Malcesine, Veneto. Il borgo è situato sulle sponde del lago di Garda. Grazie alla sua posizione sul lago e all'imponente castello scaligero che sovrasta il borgo, Malcesine è una delle destinazioni più amate sul lago di Garda. Le strette vie acciottolate, i portici e le piazze affascinanti creano un'atmosfera suggestiva. Inoltre, è anche nota per la sua funivia panoramica che sale fino al Monte Baldo, offrendo magnifiche vedute sulla zona circostante. Courmayeur, Valle d'Aosta. Con la sua posizione ai piedi del maestoso Monte Bianco, è una rinomata destinazione turistica sia in inverno che in estate. Durante l'inverno, Courmayeur è un importante centro sciistico con piste di alta qualità e stupendi panorami sulle montagne circostanti. Durante l'estate, invece, offre opportunità per escursioni, arrampicate e mountain bike. Il centro storico di Courmayeur presenta stradine, antiche case in pietra e un'atmosfera alpina autentica. Questo borgo offre sicuramente un'esperienza unica tra le cime delle Alpi.
Gressonei. Valle d'Aosta. Circondata da maestose vette alpine, Gressonei è famosa per essere una meta sciistica di grande rilevanza, grazie alle sue piste ben mantenute e alla bellezza naturale circostante. Il borgo è diviso in due parti, Gressonei Saint Jean e Gressonei La Trinité, entrambe caratterizzate da antiche case Walser, un'etnia di origine germanica. È anche una meta estiva popolare, grazie ai suoi sentieri escursionistici, arrampicate e un ambiente tranquillo immerso nella natura alpina. È quindi un luogo ideale per gli amanti della montagna e della tranquillità. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.